Oroscopo Capricorno 2021. Vedremo quali sono i principali transiti planetari che influenzeranno il 2021 per i nati sotto il segno del Capricorno e quindi quali le sfide e le opportunità. Mi baso sull'oroscopo dell'astrologa Goldsmith, che è in inglese e che ho tradotto per voi. Ma prima di passare ai contenuti di oggi, vi spiego brevemente chi sono. Mi chiamo Isabelle Grand e in questo canale troverete video su enneagramma, esoterismo ed alchimia e benessere naturale e tanto altro ancora. Se vi piacciono i miei video, iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video. Sono attivi anche gli abbonamenti sul mio canale, abbonamenti di sostegno. Infine, la mia mail per informazioni e consulenze è isabel.legrand@libero.it. Bene, allora passiamo a vedere l'oroscopo del Capricorno. Il 2021 sarà un anno diverso, un anno dal sapore diverso rispetto al 2020, ma non privo di sfide. Però dipende sempre come queste sfide vengono affrontate. Soprattutto vi suggerisco di non prendere mai l'oroscopo in maniera passiva, prendetelo con leggerezza e soprattutto siate consapevoli che il vostro contributo è quello che determina la vostra vita, quindi il vostro destino dipende da voi. Bene, fatta questa premessa, il quadrato tra Urano e Saturno sarà l'aspetto che influenzerà tutto l'anno. Da febbraio a luglio è molto forte, ma anche novembre-dicembre, quindi in pratica tutto l'anno. Sarà un aspetto che ci interesserà a livello globale, quindi che influenzerà in qualche modo tutti noi. E come vedete, nel vostro caso, Urano si trova in quinta casa e Saturno in seconda casa. E Urano in Toro e Saturno in acquario. Che cosa significa? Urano rappresenta il desiderio di libertà e Saturno rappresenta le strutture, le autorità, le regole, le limitazioni. E a livello quindi globale, questo potrà significare tensioni, lotte per la libertà da parte delle popolazioni contro le restrizioni imposte dai governi. A un livello invece personale, per voi, Urano in quinta casa e soprattutto in Toro rappresenta un cambiamento nei vostri valori. Quindi, dopo questo 2020, sicuramente avrete cambiato le priorità. Chiedetevelo, fate un'analisi di quelli che adesso sono i vostri nuovi valori, le vostre nuove priorità e mettete energia in quelli, che cos'è veramente importante per voi? I soldi, la famiglia, il lavoro, qualcos'altro? Fatevi queste domande. Per cosa volete lottare? Ecco, vediamo quindi più nel dettaglio un po' l'andamento dell'anno, gli aspetti significativi. Avremo l'ingresso di Marte vicino ad Urano in quinta casa dal 7 gennaio e questo durerà fino a marzo. La quinta casa è quella della creatività, quindi Marte vi darà energia per sviluppare la vostra creatività, le vostre abilità, fare qualcosa che amate. Questa è la casa anche dei piaceri, quindi dedicarvi a ciò che amate. È un aspetto bellissimo anche per lanciare magari un nuovo prodotto o servizio, per un nuovo business, quindi per mettere la vostra creatività anche nella professione che fate. Poi abbiamo Giove nella seconda casa insieme a Saturno. La seconda casa è quella dei soldi, è anche quella un po' dei vostri doni e delle vostre abilità. E la sfida qui sarà raggiungere la stabilità finanziaria che avete sempre desiderato
Per fare questo dovrete impegnarvi, mettere a frutto le vostre abilità, uscire un po' dalla zona di comfort, uscire un po' dalla strada sicura e soprattutto per voi del Capricorno liberarvi dalle vostre rigidità. Saturno è il vostro pianeta e rappresenta anche appunto le limitazioni, le rigidità e dobbiamo imparare a liberarcene e a uscire un po' da questi limiti che ci autoimponiamo. Ecco, Giove si sposterà dalla seconda alla terza casa il 15 di maggio, quindi entrerà in terza casa con Nettuno. Questo è ottimo per incontrare persone, per studiare, imparare e potrebbe essere il momento ideale per fare qualcosa nel campo esoterico, metafisico, perché abbiamo appunto la presenza di Nettuno, per qualcosa anche che riguarda il benessere e la salute. E quindi l'energia positiva di Giove, ecco, sfruttatela per dedicarvi a queste attività. Questo fino a fine luglio. Dopodiché Giove a fine luglio tornerà nella seconda casa, quindi ancora la casa che riguarda le vostre finanze, i soldi, quindi potrete magari permettervi di spendere un po', ma anche guadagnare di più, opportunità per avere delle entrate extra. E adesso parliamo di eclissi, ci saranno 4 eclissi. Una il 29 maggio, eclissi di luna nella vostra dodicesima casa. Questa l'ho disegnata. La dodicesima casa riguarderà il bisogno di trovare calma interiore, una pace interiore, quindi curarvi degli aspetti più nascosti, più interiori, più anche diciamo esoterici. E questa luna lo favorisce. Il 4 giugno avremo invece un'eclissi di sole nella sesta casa, anche questa l'ho disegnata, è la casa del lavoro ma anche della salute, del benessere, quindi questo sole ci suggerisce ottime opportunità per prendervi cura di voi, per ringiovanire, per ritrovare delle energie, per dedicarvi a tutte quelle pratiche, esercizio fisico o attività comunque funzionali al vostro benessere psicofisico. E poi avremo il 19 novembre la luna in quinta casa, quindi torniamo nella casa dove c'è Urano. E è la casa quindi del lato giocoso, come abbiamo detto, della creatività, dei divertimenti. Questa luna ci incoraggia a non essere troppo rigidi, perché la rigidità è una caratteristica del Capricorno, invece di concedervi tempo per il divertimento, per apprezzare il lato giocoso della vita. Vivete con un po' più di leggerezza. E infine il 4 dicembre abbiamo il sole nella dodicesima casa, qui non l'ho disegnato, nella dodicesima casa ancora, quindi si pone ancora l'accento sul campo mistico, esoterico, magari desidererete studiare qualcosa a livello astrologico, metafisico, alchemico, comunque un qualcosa che aiuterà lo sviluppo della vostra interiorità, che vi darà una nuova pace, una nuova armonia che parte proprio dal profondo. Quindi magari anche un bisogno di avere dei momenti in cui state da soli, isolati, in pace, no? Con voi stessi. Questi momenti aiuteranno veramente tanto. Ecco, bene, questo è l'oroscopo per il 2021 in estrema sintesi, i transiti principali. E per questo video è tutto, vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanella per attivare le notifiche. Ciao a tutti!